Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, ho appena finito di registrare un makeup tutorial che spero vi piacerà, ve lo lascio nell'info box se vi piace questo look. E niente, ho pensato, siccome nel tutorial ho utilizzato una lip lingerie, di parlarvene anche nello specifico, quindi di parlarvi di un ti consiglio, insomma di una review. Allora, sicuramente sono un ti consiglio perché sono dei colori meravigliosi, introvabili, comunque sono abbastanza difficili come colori alcuni da trovare, sono particolari, sono osano, insomma sono veramente belli e quindi le consiglio molto per questo. Però ci sono anche delle pecche che per chi magari ha dei problemi con questo tipo di texture sono da tenere in conto, insomma, prima di comprarle. Infatti vi dico che io e mia sorella ne abbiamo comprate alcune. Io adesso qui ce ne ho tre perché una ce l'abbiamo in comune, nel senso ce l'ha sia lei che io, quindi è la stessa, inutile ne faccio vedere due dello stesso colore, e un'altra se l'è portata lei che ancora non è tornata, e altre due sono lip lingerie che sono mie, mentre queste sono un NYX liquid suede, quindi insomma sempre la stessa cosa più o meno, e quindi vi parlerò in generale. Questi sono i colori che ho io, ma comunque fondamentalmente vi voglio parlare della texture. C'è da dire allora che sono facilissime da stendere, hanno una pigmentazione molto alta e hanno una texture sottilissima, questo è, devo dire, è la verità. L'unica cosa che secondo me è una pecca è il fatto che si sentono tanto sulle labbra, nel senso le seccano molto, dopo poco veramente vi sentite le labbra che sono asfissiate. Io infatti quando le metto per uscire, anche se magari poi mangio, le ritocco leggermente perché restano. L'unica cosa brutta è che comunque dopo un po' vi sentite le labbra che non ce la fanno più e quindi devo andarle a rimuovere, anche magari delle volte quando sono in giro, quindi non riesco ad aspettare di tornare a casa. Per rimuoverle non basta l'acqua, ma ci vuole qualcosa di oleoso, di più grasso per andarle a togliere. E una cosa che mi sento di consigliarvi, ve l'ho detto già anche in un altro video, ma per rimuovere in generale le tinte, quelle cose che non vengono via facilmente dalle labbra, vi consiglio tanto dei burro cacao, magari tenerli sempre in borsetta perché sono state la mia salvezza. Una volta non sapevo come toglierla, veramente ho scartavetrato le labbra, poi ho preso il burro cacao, ho fatto una pasta e sono venute via in modo facilissimo, quindi vi consiglio di tenerlo sempre in borsetta, soprattutto quando mettete una tinta. E quindi praticamente niente, quindi la pecca è il fatto di seccare tantissimo le labbra, quindi non vi posso dire che si sgretola, non vi posso dire che non lo so, sono brutte, segnano le labbra. Comunque sì, dovete avere le labbra abbastanza idratate ed è importante idratarle sia prima che dopo l'applicazione, quindi tenerle idratate, perché sennò quando ve le togliete, se non mettete burro cacao eccetera, veramente stanno male le vostre labbra. Però comunque non vi posso dire grandi pecche. Questa comunque è una pecca, ma fondamentalmente mi rendo conto che per essere una tinta, una cosa che deve restare, deve essere matta, è ovvio che comunque debba avere un riscontro del genere, insomma, perché altrimenti non si può avere, diciamo, la botte piena e la moglie ubriaca, ragazzi, rendiamocene conto. Non possiamo avere l'effetto di un lucida labbra, di un burro cacao labbra e poi volere una tinta che è no transfer, una tinta che non babbiamo quando mangiamo, a meno che non ci buttiamo l'olio in faccia. Insomma, dobbiamo, è comunque una cosa che dobbiamo pagare, insomma. E quindi ci tenevo a dirlo comunque perché questa pecca comunque ha fatto sì che io non abbia il desiderio di andarne a prendere altre, se non dei colori proprio particolari che non riesco a trovare da altre parti eccetera, perché in generale non sono confortevoli, insomma. Quindi ho preso questi colori, adesso ve li faccio vedere nello specifico. Ho preso questo colore qui che è il numero 06, che è un lilla stupendo, ragazzi, questo è bellissimo soprattutto d'estate, è un colore stupendo, con la abbronzatura sta da Dio, veramente bellissimo. Poi ho preso due lip lingerie, una è la 05 che si chiama Beauty Mark ed è veramente molto bella, e l'altro invece è Embellishment. Adesso che ci penso mi è venuto in mente che ho preso anche una che si chiama tipo Teddy, comunque con marroncino, non ho capito perché non l'ho presa, quindi ce n'è una quarta che ho di là, e poi ce n'è un'altra di mia sorella che è un corallo, pure molto bella. Però come vi dicevo, magari in un altro video ve le vado proprio a far vedere, magari se volete uno swatch chiedetemelo in particolare, ve lo inserisco in un altro video, oppure vi faccio un video a parte perché ho pensato
che alla fine ci sono talmente tante review in giro, comunque che presentano il lancio e quindi le avrete viste mille volte, avrete visto mille volte gli swatch sia sulle labbra sia sulle, insomma, sulla pelle, quindi ho pensato che non fosse, diciamo, di necessaria importanza, non fosse troppo importante, quindi non l'ho fatto. Comunque se le volete ditemelo, vi faccio vedere i miei colori. E anzi, magari lo faccio anche quando torna mia sorella, così vi faccio vedere anche quelli che c'ha lei. E niente, ragazze, quindi mi sento di dirvi, ricapitolando, perché come sempre io parlo, 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 poi devo un attimo ricapitolare per fare il punto della situazione. Niente, allora, sono delle tinte veramente valide perché restano tutto il giorno, restano anche dopo mangiato, sono belle, sono sottili, sono veramente stupende. L'unica cosa brutta è diciamo, sono un po', non sono troppo confortevoli perché seccano le labbra, quindi dopo un po' vi consiglio di portare dietro un balsamo labbra per rimuoverle anche se non siete a casa, perché altrimenti vi sentite asfissiate le labbra. Se comunque volete e non volete per forza l'effetto matte, potete comunque andarci a mettere un burro cacao sopra, magari se le volete tenere ancora però non volete andare a togliere, questo è un altro buon consiglio secondo me. In generale ve le consiglio, vi ripeto, ve le straconsiglio, solo non le consiglio per chi non sopporta appunto le labbra costrette e asfissiate che non riescono a respirare. Non mi comprerei tutte le tinte di NYX come rossetti, perché comunque se mi devo mettere un giorno un rossetto rosso, un giorno nude, un giorno quello, un giorno quell'altro, non metterei sempre queste perché altrimenti le mie labbra non respirerebbero mai. Quindi ve le consiglio come colori, quelli più particolari, quelli più belli, quelli che non avete, ma non ve le consiglio come, perché magari qualcuno può fare la pensata, può dire: oh, allora sì, ho trovato, che ne so, voglio un rossetto che duri per sempre, duri tutta la giornata, sì, matte, mi piace tantissimo, me li compro di tutti i colori. No, secondo me sono belle dei colori, sono belle da avere nella beauty bag perché sono veramente stupendi, dei colori sono particolari, sono bellissimi, però non tutti, non da usare tutti i giorni perché sono un po' insopportabili dopo un po' sulle labbra. E spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un like. Non lo dico quasi mai, però mi rendo conto che a volte uno non ci pensa. Cioè, io che guardo i video mi viene spontaneo lasciare un like, però magari a volte qualcuno non ci pensa, cioè vede il video e basta, non è che pensa devo mettere like, non like, lasciare un commento. E quindi niente, lasciatemi un like se vi è piaciuto il video, vi mando un bacio, fatemi sapere se ne avete qualcuna, me ne consigliate qualcuna in particolare che vi piace tantissimo, fatemi sapere come vi trovate, eccetera. E niente, al prossimo video vi mando un bacione.